Che ci sta Deborah che la folletta fuori la porta. Sente che non c'è nessuno, si scoccia e se ne va. Apri Nicola, tanto non lo so che stai dentro. Ti conosce? No, quelli c'hanno la lista dei nominativi. In genere c'hanno i cognomi, non i nomi. E mosso un baratono, così entrano subito in confidenza, è una tecnica di vita. Ah, bravo, no, questo ti conosce personalmente. Ma va. Questo lo prendo io. Quando arriva l'avvocato, però se ne parla, eh? Mi perdoni, signora Concetta, perché c'è stato un equivoco. Io non sapevo bene di se... Cagito. Chi è Concetta? Ma non so più Concetta. Oh, sono le lettere G, canto sempre di letto, giocare con i drammi ti aiuta a sopportarli meglio, a prenderne almeno la distanza ed affrontare meglio la situazione. Quello della separazione è sicuramente un dramma familiare e noi affrontiamo questo problema raccontando la vita di due uomini che si rinchiudono in un appartamento e cominciano a vivere una nuova vita, però a 50 anni suonati, e nel frattempo però cercano di dare una svolta alla loro apatia, cercando di conquistare e prendere donne nell'anonimato di Tinder, e invece si trovano a contattare le loro ex, e da lì poi il meccanismo comico si trasforma quasi in pochard per raccontare come queste donne cercano di riconquistare i loro uomini. E dopo l'Agosteo si stanno programmando delle date, ci sono diverse date in giro e speriamo bene, incrociamo le dita perché l'Agosteo ci ha sempre portato molto bene. Vi presento la compagnia, come l'ho scritto insieme a Francesco Procopio e mi ha curato la regia. Mi sono trovato questa banda di scapestrati che mi hanno supportato e sopportato in tutti questi giorni di preparazione. La prima che vedete dopo di me è Daniela Ioia, che è Deborah nella commedia. Vuoi dire qualche battuta alla Deborah? No, non svegliamo subito il personaggio, però sono l'ex del signore qui alla mia destra. Gennaro Silvestro, ecco. Interpreta? Interpreto Nicola. Lo sventurato amico di Giulio che è costretto ad ospitare contro il suo volere, la sua, diciamo, gioia, quest'altro sventurato, quest'altro separato e sono sposato con lei. Inizia già a confondermi perché... Poi capire, se venite capirete, se non venite non capirete. Sono sposato con lei. Irene Grazia. Sono Patrizia, la moglie di Giulio, Paolo, moglie, ex moglie, sono l'avvocato anche di Deborah, e questa insomma coppia femminile vi riserverà delle bellissime sorprese. E poi, Nunzia Schiavi. Io sono Lili, la proprietaria di tutto questo appartamento e anche del mio affianco, che sopporta questi quattro piombati. Non mettiamo l'aggettivo, non mettiamo l'aggettivo. Questi quattro. Perché io vivo in un mondo, in una dimensione tutta mia e me li sono trovati improvvisamente in casa, però piacevolmente li sopporto. Tripodi, quelle poi lo mette già dure e lo faccio. Che mentalità le trovano? Oh, ma tipo da giavattra. Ma perché la pigliamo? Io mi nuovo. Ma tu queste cose me le devi dire a me? Qua rischiamo una denuncia per violenza domestica. Ma come? Io ho fatto questa mucchia, non avrei detto qua!